Amici e amiche di Sportome, benvenuti dal comunale di Giammoro per Valle del Mela, Taormina, terza giornata del campionato Under 14 provinciali. Valle del Mela che si schiera con Donato, Arnoi, Annello, Pavone, Branca, Scolaro, Rizzitano, Campo, D'Amico, Cannistrà e Gavrila. Risponde il Taormina con Paiano, Gualberti, Interdonato, Vescovo, Lanzo, Perdichizzi, Guerrero, Acacia, Fugazzotto, Morvillo e Lombardo, incontro che oggi sarà diretto dal signor Marco Di Stefano della sezione di Messina. Squadre che si posizionano all'interno del cerchio di centrocampo, è pronto a battere il Taormina che dà l'avvio a questa partita. Rimessa laterale per i padroni di casa, riceve Cannistrà che apre un buon corridoio per Gavrila. C'è l'intervento di Paiano che si rifugia in corner. Possesso Taormina, c'è l'appoggio corto, arriva qui liscio però clamoroso, occasione per Gavrila che carica il sinistro. Grandissima risposta ancora di Paiano, si salva in questo caso il Taormina. Punizione per il Valle del Mela, pronto a partire con il destro Iannello. Pallone che però termina alto sopra la traversa. Prova ad avanzare ancora il Valle del Mela. C'è un suggerimento che favorisce D'Amico sulla destra, ancora D'Amico, carica il destro. Pallone che termina di un soffio fuori e insiste, ancora la formazione padrona di casa. Possesso per il Valle del Mela, qui recupera un gran pallone Fugazzotto che fa ripartire il contropiede del Taormina. Atterrato il 9 di Stefano, indica il dischetto, sarà calcio di rigore. Rivediamo il contatto fra Fugazzotto e il numero 3 Iannello. Dagli 11 metri si presenta Lombardo, c'è il fischio di Stefano, va Lombardo che spiazza il portiere e fa 1-0 per il Taormina. Grandissima esecuzione da parte del numero 11. Riapprezziamo il destro di Lombardo che ha spiazzato Donato per l'1-0 del Taormina. Iannello gioca corto su Arnò, c'è la pressione di Fugazzotto, recupera il possesso Morvillo che adesso ci prova col sinistro. Pallone che però si spegne fuori. Punizione per il Taormina, parte Morvillo col mancino. E trova una gran risposta di Donato, azione ancora viva per il Taormina. Arriva sulla sfera Guerrero che poi guadagna un calcio d'angolo. Altro calcio piazzato per il Taormina, parte adesso la conclusione col destro, che però è deviata ancora in corner da Donato. Prime sostituzioni per il Taormina, Gatto e Centorrino entrano rispettivamente al posto di Guerrero e di Acacia. C'è però un'altra sostituzione, Allone prende il posto di Interdonato. E intanto al comunale si ricomincia, batte il Valle del Mela. Insiste il Valle del Mela sulla sinistra, altro pallone recuperato, qui c'è il suggerimento orizzontale. Occhio a questa opportunità, c'è un pallone perfetto per Pavone che controlla. Pavone! Gran gol del Valle del Mela che pareggia qui al comunale. Assegno il numero 4 che davanti a Paiano non ha sbagliato. Riapprezziamo il controllo di Pavone e poi il destro, preciso, a superare Paiano. Paiano, scambio corto con Lanzo che adesso è pressato, tenta il rinvio, recupero di D'Amico che può caricare il destro. Vicinissimo al gol del vantaggio il Valle del Mela. Battono subito la rimessa ai padroni di casa, recupera Cacia che adesso può far ripartire il Taormina, avanza Lotto. Servito fra le linee Fugazzotto, una magia del 9 che adesso ha spazio, conclude Fugazzotto. Pallone a fil di palo, vicino al gol il Taormina. Punizione per il Taormina, arriva il traversone sul secondo palo, stacca Lombardo, che però trova la risposta di Donato in presa. Avanza il Valle del Mela, Pagano prova il sinistro, che si stampa sulla traversa, sulla ribattuta arriva Romeo, che però spreca l'occasione del vantaggio. Punizione interessante per il Taormina, parte Lombardo col destro, nessun problema per Donato. Arriva il triplice fischio di Di Stefano, finisce 1-1 la gara del comunale di Giammoro fra Valle del Mela e Taormina.